quel sentimento il cui nome non riesco a pronunciare, che mi fa paura, che mi fa tremare, che mi fa sognare sogni tremendi, paurosi, che mi fa pensare e che mi fa soffrire per l'impossibilità di esprimerlo, benché io lo voglia, talvolta, rare volte, e me, quel sentimento a volte mi sfiora prima leggero, da lontano, con le sue lunghe invisibili dita, poi si avvinghia alle mie barriere immaginarie e le scute e mi urla di crescere e di non aver paura, perché con lui è tutto a posto, tutto sicuro, perché anche un altro aspetto rispetto a quello che ho visto, perché è una forza potente che muove il cuore e lo scalda anche se è diventato gelido come la neve, e io lo ascolto impietrita da dietro le mie sbarre immaginarie e non reagisco. Quelle sbarre si stanno piegando sempre più. Forse non manca troppo tempo prima che si rompano. Forse riuscirò a pronunciare il suo nome. E a confessarlo, forse, forse, quel sentimento il cui nome non riesco a pronunciare, che mi fa paura, che mi fa tremare, che mi fa sognare sogni tremendi e paurosi, che mi fa pensare, che mi fa soffrire per l'impossibilità di esprimerlo, benché io lo voglia, talvolta, rare volte, ebbene quel sentimento a volte mi sfiora da prima leggero, da lontano, quelle sue lunghe invisibili dita, poi si avvinghia alle mie barriere immaginarie e le scuote e mi urla di crescere e di non avere paura, perché con lui è tutto a posto, tutto sicuro.